Ben trovati appassionati di calcio a 5, nuovo appuntamento è il 20° stagionale con Mondo Futsal, tra poco parleremo di Serie A fino a ovviamente trattare della Serie D a girone unico, dunque un ricco programma anche per questa puntata. Come detto, partiamo per questa 20° puntata con la Serie A. È andata decisamente male all'Axed Group Latina nello scontro decisivo in chiave playoff con la Cogianco Genzano. Nonostante le pesantissime assenze di Maina e Avellino, i nerazzurri hanno condotto una gara strepitosa dal punto di vista dell'intensità, grazie al sostegno di un Palabianchini gremito. Il punteggio finale però è stato di 1-1 per gli uomini di Vasile. Ora sarà difficile raggiungere il prestigioso traguardo stagionale. Vediamo infatti come si è messa a questo punto la classifica. Comanda l'Asti a quota 43, seguito dal Pescara a 40 e dal Real Rieti a 37. Acqua e Sapone Megros a 33, Carli Sport a Cogianco, Montesilvano e Caos a 30 punti, Latina è distanziata di 4 lunghezze, Luparense a 25, Corigliano 16, Lazio e Lollo Caffè Napoli a 13 punti. Ma vediamo meglio come è andata al Palabianchini in questo match pieno di rimpianti e di rammarico per i nerazzurri. Vediamo il servizio realizzato da Daniele Porcelli ed Emanuele Barzi. La sfida del Palabianchini torna ad essere il palcoscenico delle grandi sfide. L'Axed Group Latina questa sera affronta la Carli Sport Cogianco nella 23esima giornata del campionato di massima serie, l'anticipo di lusso dove le due squadre sono alla ricerca disperata, forsennata, più importante di questa stagione, tre punti che possono valere veramente i playoff. La più cordiale buonasera da Daniele Porcelli, con le riprese esterne affidate ad Emanuele Barzi. Suggerimento verso corso, sale Battistoni, ci prova la finta con il corpo attivo, la palla che va colpire la traversa sulla panchina della Carli Sport, ruba il pallone Tobbe per la Carli Sport, il tiro e la rete, il vantaggio di Giappa. Luparense che in questa giornata osserva il turno di riposo. Corso, palla per Arnaldo, la possibilità, il palo dice di no, Randucci con i piedi, il piattone subito sicuro, abbranca Arnaldo, il tiro, numero 25, spedisce fuori, adesso la palombella, arriva Corso, arriva Tobbe però a rimorchio, recupera un grande pallone per la Carli Sport, Giappa, la finta con il corpo, il tiro, la risposta di Randucci, va a servire Luisinho, adesso è Giappa, rientra il tiro, e in due tempi c'è Landucci, sale Bocca Blanco, la finta con il corpo, c'è Rosati, angolato, c'è il palo ma c'è anche Molitierno, il pallone, il tiro di Battistoni, la risposta di Molitierno, si sta disperando il tiro, Battistoni, Ruben, la finta con il corpo da parte di Pascal, e c'è Landucci che nel due tempi, c'è solo un fraseggio cercando di mantenere sempre il pallone, il tiro da parte di Battistoni, la risposta di Molitierno, Tobbe recupera il pallone, se ne va intanto Luisinho, esce Landucci, Paulinho, Giappa se ne va, prova invece Battistoni adesso a far tutto da solo, il tiro, l'Axed, Arnaldo, la palombella con Battistoni, il tiro, la rincorsa, pallone fuori, c'è il tocco, Corso si accentra, Arnaldo, il tiro, arriva anche Borca Blanco, ma c'è Molitierno e la fa sua, Curio, la finta con il corpo da parte di Paulinho, c'è del pallone ad Arnaldo,
Battistoni se ne va in mezzo, tiro occasionissima per il Latina. Ancora Latina però che recupera a Corcio la possibilità per Borja Blanco, il diagonale verso Battistoni, la finta con il Coppo se ne va, scivola a terra, Molitierno ancora c'è, Stefano Esposito da una settimana al comando della squadra castellana, adesso ci prova Battistoni con la palla alzata da parte di Molitierno, smista il pallone per Paulinho, va a recuperare Battistoni, la finta con il Coppo, si accentra il tiro, Molitierno con non nessuno, fa tutto da solo, poi se ne va Arnaldo, il tiro, Molitierno con il corpo, se ne va a Corso, prova ad andarsene, si libera di Tobel, va a gol, il pareggio dell'Accent Group con Caio, arriva il pari del Latina, la posta piuttosto pesante, adesso vediamo quale sarà la reazione da parte, il palo, l'incrocio sulla fiondata di Pascal Carlisport, in particolar modo da parte di Tobbe, adesso ci prova Battistoni e in due tempi Molitierno. Rosati, Molitierno, parte la rincorsa da parte di Tobbe, poi si allontana Luisinho, Landucci, l'aiuto di Landucci, Terenzi, Borja Blanco, l'intervento di Molitierno, ancora Borja Blanco, Paulinho, arriva Luisinho, il diagonale e ci mette una mano, Landucci deciso, Ruben, se ne va Ruben, il diagonale, ancora Gianco, stringere i tempi e soprattutto la ribattuta da parte di Landucci qui contro il Monte Silva. Battistoni, c'è un palo, Battistoni corre, recupera un importante pallone, la scivolata con Luisinho, la peggio Luisinho che tra l'altro resta a terra, dolorante, adesso il diagonale, difficile adesso scardinare, Borja Blanco ci prova il diagonale con Arnaldo che fallisce il tapin, 14 secondi ancora da giocare, Battistoni, Borja Blanco, Battistoni e c'è la possibilità sotto rete, nulla di fatto, gli arbitri dicono che può bastare, Accent Group e Carlisport Latina chiudono l'anticipo della 23esima giornata sul pareggio. Per quanto riguarda il girone E della Serie B, atto conclusivo per la Virtus Fondi che ha chiuso la sua stagione perdendo a Salerno, una sconfitta comunque indolore per la squadra di mister Rosigna che tra l'altro era priva di ben tre giocatori. Ora la compagine rosso-blu rilancerà le proprie ambizioni in previsione della prossima stagione. Vediamo dunque la classifica della serie cadetta. Capitolina Marconi a quota 53, Orte 46, Ardenza Ciampino 41, Lido di Ostia 40 e poi Fel di Eboli e Virtus Palombara a 36, Isernia 31, Virtus Fondi 28, Brillante Torrino 20, Saviano 18, Alma Salerno 16, chiude Campobasso a 12 punti.
vinci uno, ennesima vittoria e vittoria strepitante per la Ginnastica Studio Fondi in casa contro la Virtus Gavignano, finisce 10-3 per il gialloblu. In rete le triplette di Edmundo e Pereira, due gol di Nuninho e poi da Silva e Faria. Vince l'Atletico Anzio Lavinio contro la Eagles Aprilia con il punteggio di 8-2 grazie a uno scatenato Simone Moncata, autore di ben 6 reti. La classifica: Ferentino al comando a quota 58, ma la mira Finelli a 57, Fondi segue a quota 54 e poi un abisso con la Vigor Perconti a 42, Paliano 38, Savio 37, Rocca di Papa 34, Albano e Progetto Fruzza al 28, Virtus Fenice 25, Velletri 23, Atletico Anzio Lavinio 22, Gavignano 16 e ancora a bocca asciutta la Eagles Aprilia. Ma vediamo meglio com'è andata nella sfida tra Ginnastic Studio Fondi e Virtus Gavignano attraverso il servizio realizzato da Gianluigi Velletri e Luca Napolitano.
Adesso la consueta panoramica legata alla C2, partendo dal girone B e dalla vittoria in esterna della Vigor Cisterna sul terreno del Fiumicino 1926. In rete per i biancocelesti Skripničius e Trent. La situazione di classifica: nord-ovest a 63, ormai involata, 52 punti lo Sporting Città di Fiumicino, mentre la Fortitudo Futsal Pomezia è a 46, lo Spina 170 a 39. La Vigor Cisterna è a 38, a distanziato di 3 lunghezze tre teste, mentre la Onei è a 32 insieme al Fiumicino 1926, la Pisana è a 30, lo Sporting Club Marconi 29 insieme a Generazione Calcetto, e poi chiudono Eur Futsal a 13, Virtus Ostia a 12 e Roma Calcio a 5 a 6 punti. E adesso occupiamoci del girone C e dei sorrisi che tornano per lo United Aprilia, che regola sul proprio campo la Virtus Divino Amore con il punteggio di 6-2 a favore dei ragazzi di Mister Serpietri, che nella prossima gara si recheranno sul campo del Città di Ciampino. Questa è la situazione di classifica: Città di Colleferro 57, Virtus Aniene 56 e poi Forte Colleferro 45, Real Ciampino 44, United Aprilia 42, la Istoria è a 40, il Città di Ciampino 35, il Penta Pomezia 32, l'Atletico Genzano 26, Atletico Marino 20, Pavona Calcio a 5 19, Sporting Club Palestrina 17, chiudono la Virtus Divino Amore a 12 e poi l'Airone a quota 10. Fabrizio Agostini e Roberto Cesare sono andati a seguire per noi proprio la sfida tra United Aprilia e Virtus Divino Amore. Vediamo allora il servizio. Arbitrale del signor Vannoli della sezione di Latina, stato ancora dallo United. Pignatiello prova ad andare via, Pignatiello destro, palla sul palo, poi Pacchiarotti a rimorchio, gran parata da parte di Bertucci, Padellaro blocca tutto, Bernoni scappa via, poi Pignatiello e palla in rete, 1-0 United, ha sbloccato Pignatiello. Pignatiello, Bernoni, tutto solo, occasionissima per il raddoppio, c'è Bertucci che blocca, si riprende con calcio di punizione, Pacchiarotti mette in mezzo, Pignatiello tutto solo, 2-0, doppio Pignatiello. Padellaro raddoppiò su di lui, allora con questa palla Calafate, Andreoli perde palla, poi gran parata di Masullo. Si gira con calma, Padellaro dentro, pallone, occasione ancora sventata da Masullo, pallone riconquistato dalla Virtus Divino Amore che prova a distendersi, San Martino prova al destro, ancora Masullo, verticalizzazione di San Martino, poi arriva la rete rocambolesca ma intervento efficace di Amicucci su questa palla vagante, non riesce a ripartire efficacemente come inizio partita, e allora Padellaro e arriva il pareggio. Il pareggio da parte della Virtus, prova ad accentrarsi Bernoni destro, la parata di Bertucci, Pacchiarotti, ancora Bertucci, doppio intervento, un bel palleggio di Bernoni per Pacchiarotti, accelera Pacchiarotti, poi arriva il miracolo di Bertucci a botta sicura, dentro Pignatiello, sfiora e colpisce il palo Pignatiello per Pacchiarotti, 1-2, ancora Pignatiello che non concretizza, pallone per Padellaro, ancora palla fuori, non di molto, pochi gli spazi, si difende bene la Virtus, poi scappa via Pignatiello, il destro, Bertucci, ancora Pignatiello, ancora Bertucci, Calafate, verticalizzazione, il destro, sinistro vincente di Bernoni, diagonale radente, e 3-2, non riesce a raggiungere la sfera Bernoni, però sì, con questa palla Bernoni, Andreoli, salvataggio sulla linea di Padellaro, salva tutto, poi San Martino vince un rimpallo, San Martino smarca Cirilli, pallone che danza sulla linea, Bernoni mette dentro, pallone che rimane lì però, Cianfanelli, Andreoli, 4-2, la sfera che è rimasta all'interno dell'area, non è riuscita a spazzare la Virtus,
ora ruba palla Bernoni, 3 contro 1, Bernoni appoggia Pignatiello, ancora Bernoni, Andreoli, salvataggio sulla linea, ancora Bernoni, non concretizza lo United, e allora Padellaro dall'altra parte, Amicucci per l'errore sotto porta, fuori tre giocatori, poi si ferma davanti a Pignatiello, contropiede United, Bernoni e autorete della Medica, arriva la cinquina. La deviazione Brack United, Andreoli lascia Pacchiarotti e la palla in rete, ha provato ad opporsi Bertucci, la sfera che scappaiolata all'angoletto, non c'è tempo per il calcio d'angolo, termina la partita 6-2 in favore dello United Aprilia, sulla Virtus Divino Amore riprende la marcia della formazione di Serpietri. E chiudiamo quest'ampia panoramica legata al campionato di C2 occupandoci del girone D e della vittoria in trasferta per il Minturno nel big match con l'FC Cisterna. È finita 4-3 per i ragazzi di Mister Cardillo in una gara vibrante per tutta la sua durata e con una fortissima cornice di pubblico. Approfitta di questo risultato la Vis Fondi che regola tra le mura amiche la Fortitudo Terracina col punteggio di 6-3 e si porta dunque solitaria al comando. Vince lo Sporting Giovani Risorse sull'Isola Liri e conquistano importanti successi esterni il Real Podgora ai danni dei cittadini Turno Marina e il Futsal Ceccano ai danni della Connect, divisione della posta tra Real Terracina e Sport Country Gaeta. La situazione di classifica dunque in testa la Vis Fondi a 50, Minturno e Sporting Giovani Risorse a 49, Cisterna a 48, Real Podgora a 41, Sport Country Club 39, Futsal Ceccano 37, DLF Formia 32, Connect a 30, Real Terracina 22, Cittadini Turno Marina 21, Fortitudo Terracina 13, Isola Liri a 4 punti, chiude senza alcun punto l'Atletico Alatri. E non potevamo certo mancare all'appuntamento con il big match tra FC Cisterna e Minturno e allora andiamoci a gustare il servizio confezionato per noi da Daniele Porcelli e Valerio Di Prospero. Importante della stagione per il campionato di Serie C2, il girone C, Cisterna è pronta per questa sfida veramente da brividi tra il Cisterna capolista che guida la classifica del raggruppamento del Sud Montino con 48 punti ad affrontare il Minturno che si attesta a due lunghezze di ritardo. La più cordiale buonasera da Daniele Porcelli. La sfida della gara più importante della stagione Serie C2, parte proprio in questi istanti il Giocondi, si riprende a giocare, calcio di punizione, Audiero recupera il pallone, adesso il Minturno, grossa possibilità per Benvenuto, assegnato agli avversari per la rimessa al contrario, c'è stato quindi un controfallo, il numero 10 Cale, il tiro, la possibilità da parte di Vanderlei, dovrebbe essere se non andiamo ma errati di Rossi, adesso il tiro di Valverde, il vantaggio di Tiziano Pozzo e la gara si sblocca qui a Cisterna, quindi la formazione Sud Pontina, adesso perde il pallone, recupera Cucchi e c'è il tiro subito, non può fare altro, ci ha provato, adesso il tiro, la rete del pareggio da parte di Rossi, l'1-2 veloce, rapido adesso il fraseggio da parte del Minturno e c'è il tiro di Texeira, allontana Audiero, sicuramente proverà, parte la rincorsa, il tiro e ci mette una mano Agnadiche, 1-2 con i piedi, poi corregge per Pozzo e c'è Petronzio, Audiero, grossa ingenuità, la palla persa e spreca Sanchez la possibilità, palla recuperata da Minturno con Sacchen, Brossi, Tesei, Vanderlei, la possibilità, la correzione di Sanchez, Audiero, il tiro di Audiero, palla recuperata dal Minturno, c'è il tiro da parte di Brossi, grossa ingenuità da parte di
Alfonso, la palla messa in mezzo, in rete, arriva il vantaggio del Minturno. Teixeira, ancora Minturno, si accentra, il tiro, la risposta di Tesei, diventa pericoloso Tesei, Alfonso, la possibilità, il tiro, la rete, il pareggio, con il gol, la doppietta personale da parte di Tiziano Ponzo, poco più oltre la linea mediana del campo, il tiro, la risposta di Petronzio, recuperato dai giocatori del Cisterna, questa volta con Ponzo, ci prova Cucchi, trovano Spiraglio, la possibilità, poi Agnadì che si accentra, il tiro, la rete, il gol di Emanuel Agnadì, che ci prova avanti Teixeira insieme a Benvenuto, la possibilità con Sanchez, proprio il tapin vincente, ancora Utiero, il tiro, ancora Utiero, la ribattuta da parte di Petronzio, in Vanderle tra Giocondi a Utiero, il tiro ribattuto da Petronzio, ancora Utiero, recupera la palla Teixeira, scivola anche Cucchi, Sanchez tutto nel Minturno, adesso Proteso in avanti, Benvenuto, la palla messa in mezzo, rete, il pareggio di Teixeira, Agnadì che scivola insieme a Petronzio, recupera il 3 contro 1 per del Minturno con Teixeira, il gol di Correa, la sua corsa, sicuramente proverà a spedire il pallone in fondo al sacco, ci prova, ma la palla finisce fuori, Autiero, gesto bellissimo verso Clavari, distende la palla dalla parte opposta dove trova Daria, il tiro, la risposta, la possibilità per Brossi, il palo, batte la rincorsa di Cucchi e c'è Petronzio, il Minturno, i secondi, il tiro, la possibilità da parte di Brossi. Finisce qui, l'arbitro dice che può bastare. Un ulteriore approfondimento per quanto accaduto nell'ultimo turno in questo girone ce lo regalano Gianluigi Velletri e Luca Napolitano con il servizio realizzato relativo alla partita Visfondi-Fortitudo-Terracina. Andiamo a vederlo.
È il momento del girone unico di Serie D, è il momento di parlare di una capolista, la Virtus Latina Scalo, che è ormai ad una lunghezza dalla matematica certezza del trionfo. Ha vinto a fatica in trasferta 3-2 contro il coriaceo Sporting Terracina di Mister Padula, la prima della classe. Si è registrato invece il tonfo della polisportiva Stella, battuta 4-1 da uno spumeggiante United Latina, mentre il Real Fondi di Mister Antogiovanni è stato fermato sul pareggio in casa del Mananola. Vince l'esterno all'Accademia Sport sul campo delle Forna Ponza e tre punti casalinghi vanno anche al Flora 92 che ha regolato sul proprio campo il Golfo Spinei per 6-1. Successi casalinghi anche per i Monti Lepini ai danni dell'Atletico Rocca Massima e per il Città di Pontinia che ha superato per 4-3 il Formia 1905. Questa dunque è la situazione di classifica: Virtus Latina Scalo praticamente campione a quota 72, Atletico Sperlonga 55, Polisportiva Stella 52, United Latina 40, Sporting Terracina 39, Real Fondi 38. L'Accademia Sport e il Flora 92 seguono a 35 insieme al Formia 1905, Monti Lepini 31, Golfo Spinei 30, Città di Pontini a 24, Faiti 21 insieme al Maranola, chiudono Atletico Rocca Massima e le Forna Mare con rispettivamente 18 e 16 punti. Termina così la 20ª puntata di Mondo Futsal. Pensiamo di essere stati di parola nell'offrirvi un ampio approfondimento su quanto accaduto sui vari campi e nelle varie categorie. Bene, l'invito è a continuare a seguirci attraverso il nostro sito mondofutsal.net e con le immagini di youtube.com/mondofutsaltv. È veramente tutto, grazie a Marco Dell'Orco per la regia, grazie ai colleghi e agli operatori che hanno realizzato i vari servizi e grazie a voi che ci seguite, sempre numerosi. Appuntamento alla prossima puntata. Grazie.